Buongiorno e ben ritrovati. Oggi parleremo di una pianta un po' più particolare del solito. Si tratta della wasabia ed è la pianta da cui si ricava la salsa wasabi che siamo abituati a mangiare magari nei ristoranti giapponesi. La pianta della wasabi è particolarmente difficile da coltivare, ma sono sicuro che con alcuni consigli mirati anche per voi diventerà semplice ed è una gran soddisfazione poterla coltivare in casa propria. La pianta di wasabi è una pianta originaria delle zone montane e boschive del Giappone e ha bisogno di una temperatura compresa tra gli 8 e i 21 gradi per crescere spontaneamente. A livello di pH del terreno è bene raggiungere un valore compreso tra 6 e 7. Normalmente la pianta di wasabi impiega circa 2 anni per raggiungere una vegetazione di 50 cm circa in altezza e in larghezza, per poi interrompere la crescita e concentrare invece le energie sull'ingrossamento del rizoma. Oltre a non allontanarci troppo dagli intervalli di temperatura di cui abbiamo parlato, la pianta di wasabi è molto esigente in fatto di luminosità, non deve esserci esposizione diretta ai raggi del sole, quindi va tenuta in un luogo ombroso, e molto molto umido con un terreno sciolto che eviti assolutamente ristagni idrici. Va bagnata molto di frequente. I principali nemici della wasabi sono i gatti, che possono essere attratti dalle foglie e dalle lumache, per cui raccomando di utilizzare sempre un prodotto lumachicida quando coltiviamo il wasabi. Le foglie e gli steli sono particolarmente fragili e bisogna fare il possibile per evitare che si rompino. Altro nemico che può incontrare questa pianta sono gli afidi, che possono essere comunque combattuti con un normale prodotto fitosanitario. Abbiamo quindi conosciuto questa pianta molto particolare, difficilmente reperibile in commercio, ma la potete trovare sul nostro sito insieme a tantissime altre piante ornamentali, venditapianteonline.it. Per il momento da Vivaille Georgica è tutto, grazie e alla prossima!